Ragazzi, eccoci qua, siamo pronti e andiamo a fare questo spacchettamento. Allora, spacchettamento del come siamo messi con questa novità, come siamo messi con questo video recensione che vi stiamo portando su Xbox. Siamo messi così. Questo è tutto ciò che mi rimane dell'Xbox, ovvero uno scambio molto carino secondo me. Allora, vi spiego che cosa è successo. Come avete visto dalle ultime storie, eravamo rimasti che stavamo andando al GameStop di Sarzana per andare a sentire un po' che cosa fare di quell'Xbox. Vi dico che mentre mi avvicinavo iniziavo a pensare: ma se io ora gli do l'Xbox, cosa succede? Fly Simulator non ci si può giocare. È un gioco che piace un sacco anche a mio papà, è molto bello, ragazzi. Ti puoi girare tutto il mondo, vedi proprio, è fatto veramente bene. Potete partire, vedere anche casa vostra passando con l'aereo, proprio casa vostra, dove è la vostra locazione. Un bel gioco fatto molto bene. Fly Simulator non ci si potrà giocare. State of Decay all'uscita non ci si potrà giocare, però State of Decay è un gioco che uscirà molto più avanti, quindi potremo anche valutare più avanti di acquistarla o vedere un po' come si muove il Game Pass Ultimate sul mio PC, sul Samsung che abbiamo di là, valutare un pochino il tutto. Allora, abbiamo parlato di questo pad che era veramente ridicolo, che era all'interno della confezione dell'Xbox Series X. E guardate, ci rimane, se voi comprate un Xbox Series X, quando prendete il pad in mano ci rimanete veramente male. Sembrano quei pad che vi danno insieme alle scatoline delle macchinine piccoline, leggerissimo, ma poi fatto male, proprio brutto brutto, veramente brutto come pad. Allora, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati in negozio, sono arrivato lì, il commesso mi aveva detto, ho parlato con lui, gli ho spiegato la situazione, che in poche parole mi aveva detto che lui si poteva streamare con YouTube, cosa che non si può fare dall'Xbox. Lui forse aveva capito, volevo streamare su Twitch, non so se ci siamo capiti bene su quello, però non funzionava la cosa. Su YouTube, da Xbox direttamente, senza l'utilizzo di un PC, non puoi streamare, solo da Twitch direttamente. Però puoi streamare il gioco, ma non puoi avere la tua cam, ok? Quindi queste telecamere qui funzionano, ma su Skype e su Microsoft, ma non funzionano durante la riproduzione, che ne so, la mia faccina qui piccola e il gioco grande, capito come faccio sempre? Non si poteva fare quello, si poteva fare soltanto tramite l'utilizzo di un PC. Però gli avevo detto specificamente al ragazzo: guarda, io la prendo, ma mi raccomando che funzioni sia su YouTube sia con la cam. Sì, si può fare, si può fare. Poi alla fine niente. Sono andato là, il ragazzo ha detto: non posso riprenderla indietro, due storielle ovvie, ve lo dico sempre, insistete un pochino, vedete che alla fine l'accordo si trova sempre. Quindi, l'accordo numero uno era lasciargli l'Xbox, riprendere i soldi interamente e avrei avuto subito i soldi immediati di quanto avrei speso, però me li dava dopo qualche giorno, non chiamare la casa, sentire quelle cose, però era sicuro che arrivava. Accordo numero 2, che l'accordo numero 1 non l'ho scelto perché io sono da tutto subito, non ci voglio aspettare, però per alcune cose aspetto, quindi ho dovuto anche aspettare, aspetterò, ora vi spiego perché. L'accordo numero 2 era di tenermi l'Xbox e prendere questo joystick e dargli indietro quell'altro, che lo avrebbe fatto passare come pad difettoso, scalando da questo del prezzo di 179 euro 60 euro, quindi avrei pagato questo intorno ai 110, ok? Gli davo l'Xbox, il pad dell'Xbox, lui mi tenevo la console e come joystick usavo questo, che ora vi farò vedere, è una bomba. E la cosa era passibile, perché pensavo: cazzo, però voglio giocarci. Guardavo l'Xbox e dicevo: ma io me la tengo, qualche gioco voglio portare. Poi dopo abbiamo iniziato a pensare Fly Simulator, ho iniziato a pensare a questo fatto dell'Xbox Ultimate, che si potrà avere il fatto di giocare con, basta avere un pad, hai un Android, giochi dall'Android, hai un PC, giochi dal PC, hai un TV, giochi dal TV. Tutto questo però ancora va provato, valutato e visto. L'altra volta ho provato a giocare un po' sul telefonino, su State of Decay, mi girava bene, ragazzi. Ho provato, ancora sul PC non ho provato, però sul telefonino, marcio, mi girava bene il gioco, Fly Simulator sul telefonino, girava bene.
Sì, un po' di frame si perdeva quella, ma non era così pesante da notare. Ovvio, il telefonino, proviamo sul PC, su un Samsung, vediamo come va, se va meglio o no. Quindi ho pensato, mettiamo in stand-by questa cosa dell'Xbox, la teniamo da parte, valutiamo il 30 giugno quando uscirà anche sul TV Sam. Ora lo proveremo su telefonini, vi farò vedere un video a parte e lo proveremo anche sul PC, vi farò vedere due video dove proveremo su. Vabbè, un video dedicato al telefonino, un video dedicato al PC. E poi ci sarà un video dedicato alla prova su Samsung. E quindi ho deciso per dargli indietro l'Xbox, farmi scontare questo da 4,99. Questo me l'ha scontato 179, mi ha dato una card da 320 euro. Quindi ho un buono di 320. Lui questo buono poteva anche tramutarlo in soldi, però ci doveva. Dovevo aspettare lo stesso 3-4 giorni che chiamavo col capo, le varie cose. Già è tanto che hanno accettato di riprenderla indietro perché non è sempre scontato. Secondo ciò che dice la recessione, loro ti possono ritirare solo le cose comprate online, non il venduto direttamente in cassa. Però diciamo che lui sapeva di aver sbagliato a dirmi una cosa che per un'altra, quindi io avrei potuto ribattere un paio di volte. Quindi sono andato là tranquillo, senza dire. Oh, in tranquillità, gli ho detto, ho spiegato la situazione, alla buona, siamo riusciti a trovare un compromesso. Quindi preso questo, 320 euro ce li ho sulla card, fermi, già impostati su cosa, ce li ho pronti, 320 euro in card, soldi reali, tanto prima o poi qualcosa a GameStop ci comprerò nella vita, no? Però cosa ho fatto? Ho detto, allora, 320 euro tu sai che io ce li ho, ok, ce li ho sulla card, bloccami una PS5. Cosa succede? Ora lui mi blocca una PS5. All'uscita di questa PS5 mi chiama, dice guarda, c'è una PS5 disponibile. Dico ok, chiamo chi di dovere, che ne so, a Ryuga gli manca una PS5, lo chiamo. Ryu, ne ho trovata una. A un amico mio qui di massa che cerca PS5, lo chiamo. Se a qualcuno interessa, mi faccio dare 320 euro, gli do, vado con lui con la card, oppure do la card direttamente, e già mi sono ripreso i soldi. E alla fine ho pagato solo questo. Però sicuramente quella card è capace, me la tengo, tanto prima o poi qualcosa. Sì, dovremmo andare a spendere sempre al GameStop, tanto la durata è 2 anni, quindi sono 320 euro messi lì, qui nessuno mi può dire nulla. Però la cosa più importante secondo me ora come ora era acquistare questo, perché ora vi faccio vedere, è un ottimo pad, ragazzi. Allora andiamo a vedere lo spacchettamento di questo Xbox Elite Serie 2. Raga, è un altro mondo, non lasciate perdere quello che vi danno standard. Che veramente è veramente ridicolo, ma cioè non ha a che fare con l'Xbox, cioè non puoi vendere un Xbox Series X e dare quel tipo di controllo. Veramente passate subito male, fate subito una figuraccia a marcia. Fai anzi pagare più l'Xbox, ma buttagli dentro questo, ragazzi. Vabbè, la scatola. Ok, questo vabbè, cofanetto, e questa è la scatola. Ma guardate che come cambia tra mondo, luce mondo in confronto a quello che è. C'era la carta, l'avevate visto, no, l'altra volta. Ok, andiamo a vedere questo. Il peso, già parliamo di peso. Parliamo di un peso allucinante. Molto più si sente che un buon joystick confronto all'altro. Ma vedete anche come è tutto lavorato. In più c'ha tutti i trigger aggiuntivi, pulsanti potete inserire in più. Questo è un pad proprio a livello professionistico da gaming. Con questo sì. Ma poi si sente il peso. C'ha già la batteria lithium all'interno. Quindi quella che abbiamo comprato in più per ora me la tengo, potrebbe servirmi in futuro. C'è già la sua bella batteria, già inserita. Ora vediamo quella lì al litio, addirittura mi ha detto riportamela indietro e ti lo 19 euro, quindi abbiamo altri 19 euro fermi lì. Qui abbiamo altre opzioni, come vedete, ci abbiamo altri tasti intercambiabili, come vedete, ok, sono questi qua. Ci abbiamo una chiavina, tutte cose belle. Però ragazzi, almeno questo è un pad. Se te mi vendi un Xbox e mi metti dentro un pad del genere, appena l'apro dico, oh, ma appena io apro e trovo quel pad, ragazzi, avete comprato Xbox Series X o Serie S, credo che anche voi sarete rimasti delusi dal pad, proprio una cosa ridicola, veramente. Questo è un buon pad, ragazzi, veramente un buon pad. Perché ho acquistato questo pad? Come vi ho detto, lo utilizzeremo su Android in prova, su PC per il Game Pass Ultimate, l'ho acquistato fino a ottobre, quindi avremo modo di giocarci. E anche per giocare anche mio padre, con questo qua mio padre, si attacca al Samsung di là, giocherà a Fly Simulator, ragazzi, un gioco che lui, dopo War Thunder, credo sia il suo gioco preferito. Fly Simulator degli aerei così, tutta la roba, fatto bene così. Immaginate mio padre con un bel pad così, Fly Simulator, cosa succede? Giocherà a quello che è un gioco
offline, ricordo che è un gioco offline, non si può giocare online, almeno spero, mi pare che sia così, comunque lui giocherà sicuramente offline, e non giocherà War Thunder, cioè, e non mi consumerà tutta la connessione quando sono in live. Oh, blocca un po', a volte così, dipende gli orari, devo farlo fermare, perché semmai mi sfrutta tutta la connessione su War Thunder che pinge tanto, pinge vuol dire consuma troppo. Quindi ragazzi, la situazione per adesso è questa. Ci saranno ovviamente altri video dove andremo a vedere novità su tutto il mondo Xbox, perché ci sto entrando, però ci sto entrando piano piano. Dopo l'acquisto che vi ho detto che avevo fatto, ho iniziato a guardare i tutorial. Non c'era un tutorial che ti spiega, cioè sì, c'è il modo di avere la console su YouTube, ma dovevi fare di quei passaggi al PC una cosa vergognosa. E poi dovevi tenere il PC acceso, ovviamente, cosa che io non voglio fare perché voglio streamare direttamente dalla mia console senza l'utilizzo del PC, cosa che magari faremo più avanti quando mi va di riattaccare PC overlay, perché alla fine cosa mi cambia, raga, avere un PC acceso, una console accesa, essere live per avere cosa? La scrittina dei follower che si è iscritto, che mi cambia, raga, a volte. Però su PC, quando facciamo live da PC, è ovvio che lo useremo. Raga, è veramente una bomba, in confronto a quello di ieri questo cambia totalmente. Più questi tasti aggiuntivi devono essere una figata. Proveremo tutto con calma e vedremo un po' com'è, ok? Vi consiglio di, se siete amanti di Xbox o avete comprato il Game Pass Ultimate, di acquistare questo joystick qua, che merita veramente, ragazzi. Non l'ho ancora testato a mano, però, ragazzi, provando quello di ieri, premendo questi pulsanti, sto godendo. Confronto a ieri, veramente. Ieri era una cosa ridicola. È proprio una cosa ridicola su Xbox Series X vendere quel pad lì. Ragazzi, ma vi giuro che il pad potrebbe, già sull'Xbox One era ridicolo un pad del genere. È più bello quello dell'Xbox One che quello che danno sulla Serie X. Dai ragazzi, no, così non va bene. Questo deve essere interno alla Xbox Serie X, ok? Poi, nella S, buttaci quella robina, ma anche lì è vergognoso, ve lo dico già. Ah ragazzi, momentaneamente quindi la situazione è ottima, sta andando tutto come mi piace a me. Proveremo questo nel Game Pass, lo studieremo bene bene e vedremo un po' le novità di quello che accadrà. Ok? Vi terrò aggiornati ragazzi perché anche questo mondo di Xbox, per me inesplorato, lo scopriremo insieme passo per passo nelle varie novità che ci saranno. Vi dico che Microsoft secondo me sta facendo dei bei passi in avanti, Sony sta continuando sulla sua linea. PlayStation sta andando sempre bene, per adesso tutto a posto, non ho nulla da dire, ma sto notando una ripresa notevole da parte di Microsoft. Vediamo se continueranno bene su questa strada e è una cosa ottima per entrambi, perché almeno ci sarà una bella concorrenza e non si staranno sugli allori a dire ah, oh, ormai tutti comprano la PlayStation 5 e me ne sto tranquillo. No, ci vuole la concorrenza. Xbox che spinge in modo che tutte e due cercano di aumentare sempre a fare sempre meglio. Quindi è una cosa ottima perché tanto console, ragazzi, non dico neanche la parola Nintendo, Switch, quella roba lì perché è vergognosa a dire. Per me esiste solo PlayStation e Xbox. Tutto il resto per adesso è in alto mare. Scusate, piccola premuccia, me l'ho dimenticato. Dentro alla scatola c'era anche. Che cazzo è questa roba? Quanta roba è? Vabbè, a parte i manuali, sono un sacco, belli anche da toccare, belli a tatto. C'è anche una roba qui che non so cos'è, l'apriamo insieme, vediamo cos'è. Ah, forse il cavetto di alimentazione, probabile. Scusate, però è giusto farvi vedere tutto. Che si apre così. Ok, ah, anche molto bello. Guardate bel cavetto in tessuto, ok? Cavetto in tessuto molto lungo, anche questo è tanta roba. Scusate, ma mi ero dimenticato di farvi vedere questa roba. Vabbè. Beh, no, ragazzi, sono proprio marcio a fare gli unboxing. Però sono quelli veri, schifosi. Cioè, mi ero dimenticato di farvi vedere la cosa più importante. La stazione di ricarica. Che bossolotto. Cioè, non l'avevo visto. Guarda quanto è grosso. Occupava tutta la scatola. Era qua. Era qui dentro. Il bussolotto. Ora, se fra un po' vi faccio vediamo un altro pezzo. Il bussolotto e la stazione di ricarica, come vedete, ok? USB. E questa. Ma come la ricarico sta roba? E questa attacco. Si ricarica. Ma la corrente come faccio a inserirla? Oh, è un bussolotto, ragazzi. Ah, mi sembra che è così. Qualcosa del genere. Deve essere collegato qua. Immagino perché vedo che hai tre tastini questi. Ce li ha anche sotto qua, vedete? Aspetta, vedi? 3 e 3.
Quindi secondo me deve essere un aggancio così, poi quando è agganciato così attaccate il cavetto e l'altro lo attaccate a PC, a Xbox che non abbiamo, qualcosa di ricarica, ok? Scusate, mi ero dimenticato il pezzo forte. Un bel busotto, anche pesante. Meglio. Che video stai facendo? No, una cavolata veloce. Allora, ragazzi, il bussolotto che avete appena visto va collegato sotto il pad e si attacca direttamente effetto calamita. Ora, se io lo mettevo al contrario, come non avete visto che l'ho messo, vabbè, ovviamente. Lo mettete al contrario, si attacca. Vi si attacca così, pop, si attacca direttamente. Non va collegato soltanto con il cavetto, solo per ricaricarlo. Una volta che è caricato, potete staccare il cavetto e attaccarlo direttamente al pad. Quindi è una stazione di ricarica mobile, ok? La portate in giro, una specie di power bank, lo ricaricate col cavetto, quando è carico lo staccate il cavetto, prendete la stazione e l'attaccate. O l'attaccate lo stesso collegata al vostro cavetto. Una cosa simpatica, c'era da dire. Quindi ragazzi, rimaniamo in attesa di nuovi video dove vedremo un po' come va avanti la nostra avventura. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, non vedo l'ora di provare questo pad il 30 giugno anche sul Samsung e come ho detto lo proveremo su Android però il 30 giugno lo proveremo sul nostro Samsung. Va bene? Ci vediamo alla prossima ragazzi, grazie a tutti per essere stati qui con noi. Da Frank Mazzone è tutto, ci vediamo al prossimo video. Passo e chiudo. This is Daisy! Can't touch this. Can't touch this.